la sezione Spazi Aperti ha vinto il primo premio, il Parco Pubblico di Tor Fiscale, ritira il premio il presidente dell'associazione Torre del Fiscale Onlus. Io devo ringraziare necessariamente una storia che parte 10 anni fa e che quindi vede all'opera tantissime persone. Innanzitutto le persone che hanno così tenuto in piedi questa associazione, che hanno creduto per 13 lunghi anni a un progetto che è stato inaugurato solo da pochi anni, quindi in qualche modo partiamo da lontano. Nella sezione invece edifici ad uso collettivo, il premio va alla Villa Bighi, al centro studi Dante Bighi. Grazie a tutti, ma grazie soprattutto a chi mette a disposizione piattaforme per fare vedere anche questi esperimenti di innovazione. Grazie. Si tratta di un progetto che stiamo iniziando a Mannheim in Germania, che si tratta della riconversione delle basi militari americane, che è in procedimento. Stiamo molto coinvolti nel processo di partecipazione assieme ad un gruppo locale di Mannheim, il gruppo spagnolo SIC e un gruppo di Wonderland di Vienna. Ringrazio la Commissione per i lavori. È un progetto che riconverte un'area ex industriale della produzione nell'area milanese a Gorlago, un progetto che è stato premiato anche da Confindustria Bergamo qualche mese fa, per farla diventare nuova parte attiva della città. Questa nuova parte attiva decretando un destino differente da quello che potrebbe essere il destino di altre aree dove il piovere cemento, per non utilizzare un altro termine molto caro a Italo Rota, per piovere cemento potrebbe essere riconvertita come nuova area attiva per gli spazi pubblici e collettivi. Grazie. Interventi. L'elaborazione di un altro modo di gestire e di vivere anche la città, quindi un progetto di manutenzione partecipata e creativa per gli spazi pubblici di questa città. Il nostro progetto è un progetto che parte da Catania, dall'organizzazione di una piazza di Catania, è una mappatura della città in realtà aumentata. La realtà aumentata è una tecnologia che ci permette di applicare delle informazioni al mondo reale e di poterle visualizzare mediante la telecamera dello smartphone. Questa è proprio una cooperazione tra mondo virtuale e mondo reale. In più il tutto si potrebbe semplicemente condividere nei vari social network e questo farebbe in modo di far crescere i nostri spazi, perché si creerebbe un database di feedback di come viene vissuta realmente una città. Si tratta di un social network per la trasformazione temporanea degli spazi urbani sottoutilizzati che stiamo sviluppando ormai da un po' di tempo e speriamo di poter andare online quanto prima. L'idea è quella di cercare, di costruire un dispositivo che potesse concretizzare in maniera tangibile le applicazioni presenti in un concetto abbastanza rarefatto che è quello delle smart city. Per far questo il nostro progetto si inventa una sorta di pillola, una sorta di blister contenente delle vitamine che viene collocato all'interno degli spazi urbani di qualsiasi città. Cos'è che può fare questo dispositivo? L'idea è che dal di lì si possa accedere a un portale multiservizio che possa propagandare la cultura degli eventi culturali o dei luoghi monumentali delle città, che possa riguardare la sicurezza per monitorare la zona, che possa essere integrato con i social network, con i sistemi di mobilità sostenibile e i sistemi cloud and crow. In realtà con questo progetto, appunto Wunderkammer, che significa Camera delle Meraviglie, che è un recupero di alcuni magazzini fluviali sulla Darsena di Ferrara, abbiamo lasciato lo spazio della facoltà e quindi iniziato a gestire questo spazio che era uno spazio in disuso attraverso il principio appunto della Camera delle Meraviglie. L'idea è quella di utilizzare lo spazio in modo assolutamente flessibile. Abbiamo creato un consorzio di diverse associazioni di natura differente, quindi che lavorano sia nell'ambito del design e dell'architettura ma anche nell'ambito del recupero dell'hardware usato o della programmazione software.
Buongiorno a tutti, in realtà è uno per Coworker Store. È stato un negozio di 10 giorni in cui 16 artisti hanno potuto vendere le loro opere e confrontarsi col pubblico. Io volevo solo dire due parole perché questo progetto ha coinvolto tantissime persone, tra cui lo Studio Modo, i 16 artisti, due coordinatori, anzi tre direi, e decisamente il territorio nel quale appunto abbiamo aperto il negozio, che è stata la città di Pordenone. Un progetto che parte dal basso, è un progetto che mira a riqualificare non solo dei locali in disuso, ma bensì una porzione di una città, Mondovì, in provincia di Cuneo. Le problematiche sono problematiche legate a il degrado non solo architettonico ma sociale di queste aree, che vedono interessate soprattutto molti giovani che vivono realtà appunto difficili e problematiche. Questo premio sicuramente ci dà una grossa carica, una spinta a proseguire in questa direzione. Un gioco mobilitazione ha dato la possibilità di riconquistare degli spazi pubblici nel centro storico di Sassari, e attraverso appunto questo dialogo costante tra proprio legato alla storia, una narrazione distopica che dialoga costantemente tra passato e futuro, appunto, e presente, questa escamotage narrativa ha fatto sì che appunto venissero coinvolti tutti quegli abitanti deboli che in genere vengono esclusi dai processi di progettazione della città. Chiedete l'amicizia su Facebook ai Pizzini Pizzoni, che per chi non lo sa sono i monelli di strada paragonabili agli scugni. Molto. CPIN è una vuole diventare una piattaforma per mettere in contatto chi ha spazi inutilizzati con chi ha idee o progetti che vuole realizzare. Crediamo che questo possa essere la maniera per superare quello che in questo momento di crisi sta avvenendo, ovvero una serie di spazi e di edifici che rimangono abbandonati, e quindi sostanzialmente quello che viene creato non è solo degli spazi abbandonati ma un tempo, quello presente, che non viene utilizzato. L'Italia è molto più indietro rispetto all'Europa, però l'idea appunto di dare in mano alle persone che abitano le città e che quindi ne fanno uso quotidianamente la possibilità di esprimersi criticamente e responsabilmente rispetto a questo tema, che appunto l'illuminazione, se considerate che la spending review ha messo un attimo in crisi questo fattore, che l'illuminazione urbana è una cosa positiva e potenzialmente potrebbero anche decidere che di spegnere a un certo punto le città. È un gruppo ampio e internazionale. Da 2 anni stiamo lavorando a un'idea progettuale che piano piano sta prendendo forma, ed è un'idea attraverso la quale vorremmo costituire un hub virtuale e poi reale nel quale dare spazio a tutte le comunità presenti nella città di Milano, uno spazio nel quale Milano si possa raccontare attraverso i suoi flussi. Ci siamo resi conto, parlando con comunità che sono presenti a Milano, ormai comunità straniere, immigrate, presenti a Milano da 40 anni, che c'è un'esigenza di trovare un luogo nel quale raccontare la propria presenza a Milano, raccontare anche la propria milanesità da occhi diversi e prospettive differenti. Buonasera a tutti, ringrazio la Biennale dello Spazio Pubblico per il premio. Pop-up è un progetto di innovazione sociale che mira a creare una rete tra spazi e persone. Come viene creata questa rete? Attraverso degli strumenti sia reali che virtuali. Prima di tutto una realtà virtuale costituita da una piattaforma online che prevede sia una parte di mappatura e catalogazione di questi edifici e quindi un po' la condivisione delle esperienze e delle informazioni sia per quanto riguarda appunto la storia di questi edifici che le proposte. E poi una serie di eventi, quindi dei luoghi fisici in cui, attraverso i quali un po' riaccendere i riflettori su questi spazi, che vanno appunto da spettacoli a festival temporanei.
cosiddetti maestri di strada, abbiamo stabilito da parecchio tempo una corrispondenza bionivoca tra le periferie dell'anima e le periferie della città. Uno dei premi è offerto da una fondazione di Sondrio, proprio per sottolineare che anche in una bella cittadina di montagna gli angoli dimenticati, gli angoli trascurati rappresentano un modo di trascurare anche l'uomo. Buonasera a tutti e grazie mille alla giuria che ha pensato di attribuirci questo premio. Noi abbiamo partecipato riprogettando, meglio rivalorizzando, l'area del campus scolastico di Sondrio, che è un'area non abbandonata ma anzi molto frequentata dagli studenti, ma con tanti spazi completamente inutilizzati. Noi allora abbiamo pensato di progettare strutture che spaziano da biblioteche a bar ristoro a campi sportivi a spazi verdi, per appunto da appunto inserire in queste aree completamente inutilizzate, e siamo appunto molto soddisfatti di essere arrivati primi nella categoria gruppo classe. Allora, per la categoria singolo tour il primo premio va ad Andrea Iurio. Sì, innanzitutto vi ringrazio per aver dato la possibilità di partecipare, di aver vinto il primo premio. Il mio spazio riqualificato era Piazza Orsini, che è la piazza, una delle piazze principali della mia città, che però è stata completamente in stato di abbandono da alcuni anni a questa parte, e ho riqualificato secondo la mia creatività e la mia ispirazione, le mie idee. Una terza sezione era il premio Facebook. Abbiamo aperto una pagina su Facebook e abbiamo invitato i ragazzi a votare. Sono andato a vedere ieri, abbiamo avuto 156.721 accessi. E la persona che ha vinto con 1.221 voti. Buonasera a tutti, concorso Ritratti di quartiere, è una seconda edizione del precedente concorso che si è svolto nella prima biennale dello spazio pubblico. Allora il concorso si chiamava Fotografa il tuo quartiere. Ritratti di quartiere perché? Perché abbiamo chiesto, il bando proponeva, bando aperto a tutti gli studenti universitari, di tutte le facoltà, documentazione fotografica delle situazioni fisiche e di uso nelle quali si trovano oggi gli spazi pubblici nei quartieri periferici delle città italiane. E quindi chiamo subito per il primo premio Giulia Pagliaricci per il quartiere Vigne Nuove. Secondo premio, Biglia Bianchi, Pietro Meneghello, Roma, quartiere della Magliana. Terzo premio, Sara Fois per quartiere Sant'Elia di Cagliari.